Anch'io sono pronto. Ok. Ok, ci sono. Fatto. Quando volete. Fatto anch'io. Fatto. No. Okay, vai. No, ok. Ecco, ci sono. Ok. Cosa? No, vabbè. Bellissimo. Comunque qualcuno qua sta copiando quelle precedenti. Avete un minimo di fantasia per qualcuno cortesia. Fa schifo. Mi raccomando, fate per bene, eh. Ma veramente, cioè. Ok, ci sono. Ci sono tantissimo, mamma mia. Ci sono proprio un fire oggi, guarda. Ok, così. Naso. Ma sì. No, oddio. Anna non parla abbastanza. No, e neanche Alex. Hai ragione, perché ero tutto concentrato a fare un disegno spettacolare che poi non interessa a nessuno. E Anna non sta continuando a non parlare. Hai ragione, ma no, ho paura che non lo capirete mai cos'è. Non lo neanche capirete. Io mi sa. Non lo capirete. Capito, però non è che quale persone vogliono solo pensare ai tuoi disegnini delle balle, Anna, devi parlare. Ma senti, intanto io mi devo impegnare perché ho uno standard da mantenere. Addirittura, perché qui Anna è professionista rispetto a noi. Sì, perché qui siamo a un talent show, hai capito, per i disegni. Certamente, sì, non sì, è sì. Questo il VGFS Got Talent? No, non è no, questo, non è Anna. Questo, no, Anna, purtroppo allora no. Ho sbagliato, scusatemi. Sei sempre la solita imbecille, infatti. Andresti... Sì, però intanto qua c'è qualcuno che ne approfitta e non parla mai. Sì, per chi esempio, paga quel stupido. Allora, io sto facendo un'opera d'arte veramente stupenda. Ma c'è bisogno di chiamarti per farti parlare? No, non c'è bisogno. Io sono troppo impegnato. No, raga, via. Quanto tempo è passato? Via, secondo me siamo pronti. No, qua, via cosa? No. Che te via, cicozzo. Ma state facendo un quadro, che sta succedendo? Sì. Ma io sono prontissimo. Io quasi, questa volta mi sto concentrando bene anche io. Questa volta il disegno è stato supremo, penso, bellissimo. Io ho finito di già. Un po' supremo. Anche io, pronti? Pronti quando vuoi. Vai. Perfetto. Top. Ah, cos'è? Che schifo! Ma non si capisce. No, qualcuno gli ha preso malissimo qua. Allora, chi è che ha fatto una roba dove ci sono io tutto vestito di nero? Eccomi, ciao, ti cosa saluto. Cosa cacchio? Non l'hai finito. No, però non lo c'è non stata lo un'ora. Ci hai avuto un'ora e non hai fatto niente. Fidati che si può capire, fidati, guarda i dettagli. Come si può capire? Non ci sono dettagli. Questo è un bambino che ha iniziato a disegnare e poi si è rotto le palle e è andato a fare altro. Non è vero? Non è vero? Allora, Lion si deve beccare almeno 3 punti perché ha infranto le regole magistrali che non si ho deve detto parlare niente. Dei disegni. Non ho detto no, niente. Hai scoperto chi era e hai detto cosa era il disegno. Non si fa. Punti! Un punto. Quanto era vero? Uno. Infatti, Fanna, vaffanculo! Qua te lo dico! Ragazzi, boh, vabbè, vai. Ti manca? No, mamma mia. Cosa? Queste cose. No, ragazzi, vedi, io parto bene, però poi mi rompo le palle perché vedo i vostri schifi. Paga, ne fai un altro brutto come quello? Non giochi più. Ma allora, sinceramente, sì, in effetti era bruttino. Non giochi più, eh? Ok, ho capito. Alla fine. Perché non allora esiste. Che non giocherò proprio mai più perché anche questo sta venendo malissimo. Perché? Ma sei dai, storto? Ma cioè, com'è possibile? Cioè, c'è male e male. E quello è malissimo. Questo è malissimo, ma proprio male, No, raga, cioè, ma chi è che scrive il nome con... Vabbè, no, ma scusa, qui c'è una cosa illegale. I ma punti interrogativi perché mettere i punti interrogativi? No, che perché? No, i punti interrogativi. Per favore, concentratevi sui vostri relativi disegni. Ho bisogno di più tempo, per forza. No, zero. Via. No, io veramente, pur io, più tempo. No, ragazzi, regola suprema dice di no. Ma certe cose non hanno senso. A fare di chi le ha disegnate, chi ha scritto. Cioè. Esatto. No, paga, stai zitto. Ok, non è vero, scusate. Maledetto schifoso. Ok, pronti. No! Ok, perfetto. Dai, raga, me la sto prendendo calma per darvi un sacco di tempo. Io ho messo pronto. Vai, pronto. Ho messo pronto anch'io. Vabbè. Pronto, sono morta, pronto, così. Perfetto, dai, più o meno era no, perfetto. Un altro schifo. Un altro schifo. No, oggi, io vi giuro, raga, domani alle 19 venite. Moriamo tutti. Perché io gli faccio di un male. Ma, guarda, stavolta... Fatto. No. Ok, così vi imparate. Fatto. Ma quale faccia pronto, io quando vuoi. Lo fa? Io ho fatto. Ok, fatto. No. Non posso disegnare questo. Ma tutte così sono, che schifo. Cioè, raga, io vi giuro sono tentato, non ci giochiamo più,
No, è possibile questo? No, non ci giochiamo più perché state facendo delle schifezze. E anche ma scrivendo, è illegale. Ma secondo me è Tommy che sta sgarnasciando tutto. Ma secondo me poi sì, fidati, è Tommy. Tanto poi si vede, Tanto poi si vede. Cosa sarò cattivissimo, ve lo giuro. Con chi se lo merita però, se noi siamo buoni, deve essere così, buono. Cioè, delle frasi difficili, poi questo fa quello che va lì, ma questo è impossibile. Poi non sapete fare nulla, però nelle frasi da scrivere scrivete 100 cose. Coerenza 0. Che significa? No, ma queste frasi sono troppo davvero. No, infatti sono veramente stracomplesse. Io sto prendendo tempo perché ho già finito. Pronti, via, via. Come pronti? Salti. Tanto fate schifo lo stesso. Perfetto. Ecco appunto. Ecco appunto. Cos'è questo? No, posso chiedere? Magari è Tommy, non so com'è che non si lo presenta. Vai, lui. Pronti, pronti. Va a fan bagno, va a fan cool. Vai, cammina. Non lo so che caspita è sta roba. Chi è che non sta mettendo? Manca a scrivere, mo. Cosa? No, beh, no, cioè, allora adesso no, io dopo oggi faccio il danno. Perché non è possibile. È c'è qualcuno che aggiunge dettagli a spam. Ma sì, ma quanti dettagli vuoi mettere, persona che lo fa? Sì, guarda che te sei il primo che fa sta cosa. No, non hai messo uno adesso, ma neanche mezzo proprio. Sì, cioè c'è qualche infido bastiano che aggiunge cose. Non sono io, mi sa, perché io non ho così tanta fantasia. Io mi associo a Paga, ho un po' ragione. Qualcuno è. Qualcuno verrà punito. Cioè, qualcuno verrà massacrato. So. Tipo facciamo così, così. Mamma mia. Va bene, sono pronto quando volete. Porca. Io non sono pronto. Dai. No, abbiamo finito. Dai, via, okay, via, via, via. Ha messo pronto. Pronti. Secondo me sarà un disastro. Sarà un disastro. Porca miseria. Allora, io avevo scritto: Cico esce dal bagno mentre strecaga. Era facile, ci sono due cose. No, guarda questa. No, veramente. Segna. Quanti? Tre. Era difficile da fare, però, secondo me. Dai, ma Tommy oggi è arrivato. No, perché bastava fare un cesso e lui che esce è quello che si è seduto sopra. Perché hai fatto due bagni? È vero, sono due bagni. Perché sei stupido, perché sei scemo. Rispondimi almeno la cosa giusta. C'era scritto esci dal bagno. Dal bagno, mentre Stre caga. Volte facevi un cesso, Stre seduto e Cico che usciva. Era difficile? Sì, tantissimo. Mamma mia. Che deficiente. Wow. Cosa? Ma non si capiva una mazza. Guardatelo. I punti. Sì, Maria, segna due punti a Cico. Non si capiva una mazza. E altri 5 a Tommy. Sì, 5 per forza. Mamma mia, ma oggi stiamo andando di... No, è bellissimo. Ma pare che mi stai rapendo, ma cosa? No, io non ho più parole. Segna. Sei tipo tutto molesto. Due punti a Papiadina. La testa al contrario. Io non ho parole. Ci vuole prendere in collo. Tu hai rotto le palle con prendere in collo. Non vuol dire nulla. Come faccio a descrivere vuole? Come non vuol dire niente? In braccio. Significa prendere in braccio. Ma si dice in braccio. No, ragazzi. Ragazzi, cioè, ma guardate qua. Segna 5 punti a Paga. Santo Dio. Cioè, ma spiegami come fai? Ma cos'è quella cosa? Come fai in tutto il tempo che c'era a disposizione a fare questo? Spiegami. Perché ho pensato, vuole prendere in collo. Ma tu passi la metà del tempo a pensare? Sì, mi sbaglio. Tommy invece gli parte l'infarto del cervello e non. Cico ha un ombrello con la testa. Che ne so, sembrava un ombrello. Ma guarda, non si capiva proprio più niente. Come si disegna? Disastro. Tipo un palloncino. Io non ci posso credere. Lion corre insieme ad Alex. Questa è una frase breve. È molto facile. Molto breve. Capisce. Vabbè, sì, dai, sì. Sì, sì. Lion e Alex giganti corrono insieme. Ok, ci sono. Perché io ho fatto del mio mega, ma non ho avuto il tempo. Vabbè, dai. Si capisce però, eh. Intravede. Alex gigante insegue Lion gigante nella savana. Sì, eccolo chi è. Ecco chi è lo schifo. Ecco chi è la pezzo di merla. Ma c'era l'albero mi ha destabilizzato. Ma madre c'era sotto l'albero. Giganti. Vabbè, mancava un pezzo. Segna 10 punti a Piadina. No. L'abbiamo trovato l'infame che allungava le frasi. Infame. Dai, 10 punti. 15. Alex segna 15. Ma cosa? 20. Piadina, stai zitto.
100, segnale 100, segna 100. Segna. Fermi! Tu aspetta domani, casa tua te la nuclearizzo. Non avevo il tempo. E poi la savana, no, cioè, ma oggi, il deserto. Oggi non se ne esce più. Ma è scassatissimo. Allora, Tommy, tu non vieni più quando disegniamo, mai più. No, mai, no, sei, no, peggio, no, di Jake. Ho messo la savana. Prima di tutto, confuso, ti scusi di tutti i disastri che hai fatto subito. Scusate a tutti per questi disastri incredibili. Che schifo che fai. Ma a spaccare il deserto. Io, se fossi un tuo parente, ti sbatterei fuori di casa. Alle squadre, no, beh, ho scritto così. No, sì, brutto. Cosa succede? È vero. Cioè, questo è quello che era. È molto squadrato, direi. Mamma, con anche un occhio. Guarda, storto, lasciamo perdere. Va bene. Tu tremante. Lasciamo perdere. Piedina bacia Alex Zanzara. Ok, vedi, frasi brevi. Normale. E vabbè, dai. Ma questo non era carino. Non è tanto Zanzara. Piedina bacia Alex Mosca. Infatti, sembra più una mosca. Questo è molto bello. Mi chiedo scusa, ma sembrava un'altra piedina cosa. Lecca. Anna, dai, sei volgarissima. Ti fai proprio cagare. Ma non è colpa mia, l'hai disegnato te così. Volevo fare la frase. Piedina lecca Alex Mosca, giustissimo. Non volevo mettere quella cosa di prima, sennò... Bravo, bravissimo. Vabbè. Ma no, perché Alex non è Alex. Alex quello. Ma poi quella piedina è una mosca. No, piedina è diventato un karateka. maestro piedina. Cioè, io Tommy a te non te li segno più, ma domani, vabbè, io vi giuro, domani la roba di Tommy va tutta nella lava e la roba di piedina va tutta nella lava. Non c'è scampo, Mi stai paragonando a Tommy con i disegni? Sì. Sì. Lion mangia della gelatina verde. Io chiedo già scusa. Ci ho provato, se l'avete capito. Ne sono molto ghiotto. No, pensavo fosse. Vabbè, dai, vabbè. Non si poteva capire come cazzo dalla disegno la gelatina, io. Che cavolfiore vedi tu? Che cavolfiori? I cavolfiori, scusa, di che cosi sono? Bianchi. Sono bianchi. Il bianco non poteva colorare bianco su bianco. Grigio. Giallino. Quello lì è più bianco di tutti i colori che c'è, quello. Sembra che sta mangiando un cervello. Dai, mangia una fragola rosa, uno. Una fragola. Uno. Quello è viola, comunque. Quello non sono io. Ho finito il tempo. Quello è un ravanello. Tanto hai già 300 punti, quindi non ti preoccupare. Tommy ha una rapa in mano. Tommy, ma segna anche staccato, comunque. Questo giusto, bravo. La rapa è bella. Bravo. Che bello. Vediamo sto schifo. Paga, rompe tutta la casa. Dimmi te che frase del cazzo è questa. No. Te mi dici che frase è. Ma quale cazzo? Ma una cosa casa bene l'hai fatta. Ma com'è possibile che Tommy ha sempre fretta? Cioè, io almeno per scrivere la frase il tempo c'è. La rotta tutta qui, però. La rotta, insomma. Tutta scassata. Paga, vuole rompere una casa con la casa. Con la casa. Un punto. Ma anche senso. due. Volevo scrivere con il martello. A casa. Ecco chi altro rompe le frasi. Raga, senza faccia solleva una casa. Vabbè, questo era un dettaglio, però, senza faccia. Vabbè, senza faccia è anche più simpatico che con la faccia, comunque. Raga, gigante solleva casa. Gli articoli li abbiamo dimenticati, ma vabbè. È il problema. Questo non sta facendo niente. È sott'acqua, non sta sollevando nulla. Segna altri 20 punti per piedina, dai. Tanto domani tu non hai più niente. Domani tu passi tutta la notte a costruirti casa. Casa scassata. Alex, cosa? Cosa? Non ce la farò mai a rifare casa. Ci ho messo tutta la vita. Cosa hai detto? Non ce la farò mai a rifare casa in una notte. Vabbè, non ti preoccupa. Alex sogna di mangiare un hamburger gigante. Lo sta sognando, anche notte. Interessante. Ok. Yes. Alex, tu sei fissato con sto grasso, eh? Un'altra brutta cosa che dici che domani ti torna indietro. Non ti preoccupare tu. Tutta la notte. Stiamo tutto segnando. Parino enorme. Non sono sentito scuse ancora. Signor Piedina, oi! Ah, non ho capito, scusa, ma ti ho chiesto scusa 2000 volte, io veramente non l'ho fatto apposta. No, perché hai fatto un sacco di danni. Cos'è, tutti per caso? La frase del gigante, ho fatto un danno enorme, ma non volevo, io sono un buono. Cosa ti ho detto adesso che hai sbagliato? Che ho... Aspetta, mi stai confondendo. La parola grasso non è una bella parola, la usi sempre. Perché... L'ho visto nell'altra... Scusa. Da te l'hai vista. L'hai vista te stesso, chiedo perdono. Fai veramente schifo. La tua casa pagherà per te. Prossimo. Ma il panino è piccolino. Ci sono due che fanno proprio schifo.
paga, cioè, paga Tommy e Piadina non sa scrivere, sa scrivere solo cagate. Cioè io non ho parole, veramente. Vabbè, non tutti possono essere degli artisti professionisti. Capito, però. Cioè, vedi? Si capisce, bellissimo. Dai. Vedi? Si capisce. Beh, Tommy, torna in pista. Eh sì. Ma l'abbiamo ripresa. Vabbè, questa è in arte, vabbè. Era un po' tipo lineare sto panino. È andata bene questa, sì, dai. Sì, sì. Vediamo Piadina però. Lion è un Iron Golem che balla. Lo vedi l'infame? Lo vedi che è un pezzo di schifo? Ma la più complicata. Ma lo disegni te. No, allora, tipo, a sua discolpa posso dire che la più infame sono stata io. Questo non è un Iron Golem comunque. Ah, vedi? Non lo so. È uno, io l'ho capito. Lion Iron Golem balla. Vabbè, giusto. Chiedo Ron. Perché è sporco? Come lo faceva l'Iron Golem? No, è la, la muschio sopra. Il muschio. Ma è un sporco, infatti, in vedi, è giusto. Perché è una bomba, no, è giusto. Un missile. Ma non è sporco. Ah, questo è sporco. È sporco, è sporco, è sporco, è uscito dal fango. Segna, 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 segna. Lion fa un bagno in uno stagno pieno di fango. Hai capito, non è sporco così. Col fango sopra non è sporco, è pulito. Perfetto, opera d'arte. Quello è giusto, carino. Tutto bello. Cioè, ma non è difficile, infatti. Com'è possibile che ci sono delle persone così stupide che non riescono a fare nulla? Chiedo già scusa. Lion e Harry Potter, vabbè, si può fare, dai. Si può fare, ed è qua il problema. Oh, santo Dio, ecco cos'era. Brutto, infame, schifoso. E allora, tu hai avuto il coraggio fronte, ma vai capiva a cagare. Ma tu ti rendi conto di cosa è? Non c'è niente. È tutto un groviglio di linee una sopra l'altra. La magia, quelle cose che la magia, della magia. Ma la magia doveva farla tua mamma il giorno che ti hanno concepito, andare da un'altra parte. Comunque, guarda che io ho visto un attimo la chat. Che schifo. Un sacco di fan l'avevano detto che era Lion Harry Potter, eh? Ma non è vero, vai, com'è possibile? Ma perché c'è la cicatrice? Hai perché la cicatrice? La cicatrice non si vede neanche. È pieno di linee, di schifezze lì in mezzo. Guarda, vediamo cosa è diventato. Cioè, non si capisce niente. È vero, sembra un giudice, quello è un giudice. E lì c'è una papera. Ma la papera è un po' astratta, però. Guarda anche la parrucca. Ah, io non è arrabbiato perché un uccello lo guarda. Non capisci niente, Tommy, però. Ma questa è bella. Strega, allora io non sono una testa fluttuante comunque. Non avevo tempo. No, lì era proprio un round in cui abbiamo fatto super veloce. Vabbè, mi scuso. Bellissimo, Cico, complimenti, Grazie, grazie. Vabbè, allora. Cioè, beh, era partito con Alex, Lion Harry ci Potter, fai un riassunto dei punti?